Il libro nasce nel post Crotone Bari, cioè subito dopo la partita con il Crotone, subito dopo la partita di playoff. Ci siamo sentiti io e Mirko Cafaro, che è il coautore del libro, e ci siamo detti, beh, vabbè, questa storia va raccontata. Io ho risposto a Mirko: guarda Mirko, non ce la facciamo, c'è poco tempo, e magari tra una settimana la storia finisce. E invece abbiamo deciso nel giro di un'ora di convocare altre 23 persone e quindi di farci raccontare da ognuno la sua storia legata alla stagione. Alcune storie sono un po' più tristi perché iniziano in uno stadio vuoto all'inizio della stagione con 900 spettatori, la mia addirittura in uno Spezia Bari del 26 dicembre, eravamo io e penso pochi altri. E poi si arriva alle storie del post Bari Latina, Bari Novara, partite indimenticabili. Però da oggi c'è il sito che è storialabari.it e noi vogliamo altre storie, le vogliamo da tutti, quindi potete mandarci le vostre storie. No, davvero, mandateci le vostre storie. Oggi abbiamo pubblicato la prima storia di un ospite e vogliamo andare avanti, vogliamo arrivare, speriamo, a un finale che ci auguriamo. Ma anche se non dovesse essere, abbiamo tempo, insomma. Rappresenta storie di persone, di tifosi, di cittadini che vivono a Bari o che sono dovuti andare via da Bari per lavoro o per altri motivi e che però hanno, anzi ancora di più, l'attaccamento alla propria città e la vedono questo attaccamento nella maglia biancorossa, nei colori di questa squadra, nelle imprese di questa squadra, anche nelle delusioni che questa squadra può dare. Però è un sentimento che credo che sia unico e che questa città continua a vivere, e lo vedete anche con questa presentazione di oggi, quanta gente c'è. Una settimana di fiera dove stiamo raggiungendo dei numeri di affluenza a cui nessuno pensava e nessuno credeva, invece questa è proprio la dimostrazione di questo attaccamento, a prescindere dai risultati, che chiaramente ci devono essere risultati importanti, come è importante questo amore di questa città nei confronti di questa squadra.